qui molto bene, c'è un biblista, ha scritto commentari sui libri storici, ma sta qui stamattina per il suo volume The Syriac Version of Ezra and Nehemiah, in cui ha proprio approfondito lo studio dello sviluppo della Peshitta dalle poliglotte fino alle prime edizioni, quindi proprio esperto in questo campo, quindi siamo molto contenti che sta qui stamattina a parlarci di questa, di questo tema. Grazie Claudio. Grazie per l'invito e spero di poter presentare almeno in linee generali la mia ricerca che qui avete un riassunto, e come vedete le tappe sono cronologiche, noi seguiremo un andamento cronologico e in pratica noi ripeteremo in un certo senso il discorso che Ceriani fece nel 1869 proprio qui a Milano, parlando della situazione del testo e delle stampate dei manoscritti nell'Ottocento. Cercherò quindi di non ripetere cose note, di sottolineare qualche aspetto trascurato nella ricerca, perché la storia delle poliglotte è molto nota. C'è un libro di Le Long del 1700 che l'ha già raccontata analiticamente. Ciò che invece magari sfugge sono tanti temi connessi con questo, ad esempio il fatto che le poliglotte sono simboli di potere anche politico. Pensiamo, le due poliglotte del 500, Alcalà e Anversa, riflettono il potere della Spagna nel 500. Poi emerge la Francia e abbiamo la poliglotta di Parigi. Poi emerge l'Inghilterra sulla scena mondiale, abbiamo la poliglotta di Walton nell'epoca di Cromwell. E quindi è interessante collegare questo studio anche a una fenomeni di storia più ampia. Le edizioni a stampa della nostra, di cui oggi parliamo, in pratica però dipendono da un'unica edizione, e che vedremo con calma, dalla edizione di Parigi del 1645, è l'anno in cui si conclude questa edizione. Seguirà poi l'edizione di Londra, di Walton, quella di Lee del 1823, e poi ci sarà quella di Urmia, una missione americana, e di Mosul, dei padri domenicani. La cosa interessante è sia il contenuto sia l'ordine dei libri che abbiamo in queste poliglotte, e le ultime tre sono edizioni solo dell'Antico Testamento. Allora, innanzitutto ogni poliglotta riproduce il testo del precedente e aggiunge nuovi libri. Con Parigi abbiamo l'edizione dei testi che c'erano già ad Anversa, con l'aggiunta del siriaco e dell'arabo. Mancano alcuni libri per vari motivi, di cui poi dirò, e quella di Londra aggiunge i deuterocanonici e qualche altro apocrifo. Invece l'edizione di Lee e di Urmia, essendo curate dai protestanti e Lee per la Società Biblica, evidentemente hanno solo i libri che coincidono con il canone ebraico. E mentre quella di Mosul, che dei cattolici, e quindi seguono la tradizione cattolica e aggiungono anche i deuterocanonici. La cosa interessante è che non mi sembra sia stata osservata che tutte le edizioni comunque seguono l'ordine dei libri che c'è nella Vulgata, e questo ci dice già ci dà un indizio sull'origine di queste edizioni. Anche quella dei Walton segue l'ordine dei libri della Vulgata. L'unica eccezione è lì, che dichiara di essersi basato su tanti manoscritti. Di fatto lui segue l'ordine del codice Asher, che sarebbe 17 a 3 secondo la numerazione del Peshitta Institute dei manoscritti, che, come è già stato detto prima, quindi del secolo XVII, contiene tutto l'Antico Testamento, ed è il terzo, che mi sono sbagliato a scrivere, il quarto manoscritto. Allora, noi parliamo solo dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento in siriaco è già stato pubblicato nel 500, erano stati stampati appunto già i Vangeli,
Nel 1610, per curiosità lo ricordo, in Libano viene stampato un salterio, salmi in siriaco e in arabo, ed è la prima tipografia in Oriente, che fu fatta anche lì con l'aiuto di un italiano, hanno stampato un salterio siriaco-arabo. E anche in Europa il primo testo dell'Antico Testamento stampato è un salterio nel 1625. Due edizioni contemporanee, la prima di Gabriel Sionita, che è un maronita che era in un collegio maronita a Roma, poi finisce a Parigi, e l'altra di Van Erpen, che è la più famosa tra le due. Proprio a questo Sionita, Gabriel Sionita, verrà affidata l'edizione del testo della Poliglotta di Parigi. La Poliglotta di Parigi è una vicenda molto lunga, viene approvata dal clero francese, si inizia a lavorare, l'impresa è molto costosa, l'editore, Ligei, ha impiegato tutto il suo capitale per stampare questo lavoro, ha fatto preparare della carta particolare, i caratteri anche sono eccezionali, e tutta questa impresa quindi ha un grande peso, al punto che Sionita finirà anche in prigione per tanti contrasti con l'editore e perché tirava in lungo il lavoro. Comunque tra il 28 e il 45 il tutto finisce. Prima vengono pubblicati 5 volumi che riproducono la Bibbia di Anversa, la Poliglotta di Anversa. E poi dal 5 al 9, tocca al Sionita, devono produrre il testo siriaco e arabo. Quindi e per il Pentateuco, il 5 volume, ci sarà anche quello samaritano, la prima edizione del Pentateuco samaritano. Ora, Sionita ha davanti da sé un'impresa ciclopica, perché non ha un testo stampato su cui basarsi, e comincia a lavorare disordinatamente, prepara dei volumi, escono alcuni volumi, altri restano in attesa, perché mancano parti dei manoscritti. Il manoscritto che lui ha è incompleto, verrà aiutato da un altro che arriva da Roma e che porterà le parti mancanti. Alla fine, insomma, il lavoro si conclude. In fondo nel handout avete poi le riproduzioni che mostrano il lavoro del Sionita, la Poliglotta. Ecco, dovete immaginare che ha fatto dei volumi il cui peso è notevole. Solo per portare un volume in biblioteca, la bibliotecaria viene con il carrello del supermercato per portare il volume, e anch'io faccio fatica a volte a sollevarlo, e quindi è evidente che è un lavoro grandioso, la grandeur francese, ma è inutilizzabile. Allora a Londra abbiamo la prima edizione pirata, potremmo dire. Walton nel 52 mette in giro un foglio in cui chiede la sottoscrizione per una futura Poliglotta, dove tutte le edizioni saranno messe una di fronte all'altra, e quindi gli studiosi potranno comodamente consultare. Di fatto nel volantino viene detto che sarà aggiunto alla Bibbia di Anversa tutto ciò che la Bibbia di Parigi aveva appunto aggiunto, e la prima cosa elencata è proprio l'Antico Testamento in siriaco e latino, e dice, questo è importante, che l'edizione di Parigi ha molte lacune, che essi, cioè gli editori, sottinteso il Sionita, ha colmato ex proprio ingegno. Questo è l'accusa principale che Walton farà al Sionita. Infatti, ho riportato la pagina dopo, il giudizio di che si trova nei prolegomeni di Walton, e che tutti ripeteranno, mai nessuno si periterà di andare a controllare se è vero o falso, ma tutti ripeteranno questo giudizio. Quindi un'operazione di marketing, dice, noi facciamo un lavoro migliore. Quindi dice, ci sono lacune che il Sionita non ha colmato, errori tipografici,
la versione latina non corrisponde. Noi, dice Walton, noi controlleremo sui manoscritti originali e colmeremo queste lacune non con congetture ma con manoscritti. In realtà, chi ha controllato le due edizioni, gli studiosi che hanno studiato singoli libri, hanno trovato esattamente che una è quasi la fotocopia dell'altra. Walton ha copiato esattamente il testo di Parigi, ha fatto delle aggiunte. Le aggiunte si riconoscono nei versetti, tra parentesi quadra, in cui non ci sono le vocali. E i testi che Walton ha aggiunto sono tutti deuterocanonici, eccetera, sono senza vocali e senza puntini. Ecco, questo è la grande, il criterio per distinguere le due edizioni. Perché il grande pregio di Gabriel Sionita è proprio quello di avere vocalizzato i testi e reso facile agli studiosi, quindi anche lo studio del siriaco. Questa è la situazione. Le poliglotte hanno questo, un testo unico, tutte e due riproducono lo stesso testo. La cosa interessante è che il primo studioso che ho scoperto, che ha studiato la Peshitta e che ha anche pubblicato un libro, l'ha fatto sul manoscritto, 1640, cioè prima ancora che venga pubblicato l'edizione di Parigi, che è del 45, Arnold Bothe usa il manoscritto di Asher, che aveva appunto questo vescovo irlandese, e scrive un libro proprio per descrivere com'era le caratteristiche della Peshitta. Anche poi altri studiosi in questi anni, abbiamo Hottinger, che dà una descrizione anche della translation technique, potremmo dire, descrive come l'autore ha la traduzione, si differenzia dall'ebraico. Kellarius addirittura fa due volumi, uno sul Nuovo Testamento e uno sull'Antico, in cui analizza molti passi in cui i due testi differenziano. Ho citato questi tre autori perché non li ho mai visti citati nelle storie della letteratura siriaca o nella storia della Peshitta. Nel Settecento succede una cosa interessante. Abbiamo sentito parlare del codice C313 qui della Biblioteca Ambrosiana. Nel Settecento si scopre o riscopre la versione sirio-saplare, quella di cui aveva appunto Masius aveva un volume, l'altro volume che aveva e che poi è scomparso, non si sa. Ecco, qui a Milano viene uno svedese, Bjørnstad, che sta facendo un giro per l'Italia, scrive tutte le sue lettere al bibliotecario di Stoccolma e nel 1773, questa lettera del 2 marzo, dice che è venuto qui all'Ambrosiana e gli hanno fatto vedere questo codice antico. E lo descrive su questa lettera. Le lettere però sono in svedese, quindi nessuno le conosce, ma dopo qualche anno vengono tradotte in tedesco e appena tradotte in tedesco, subito l'anno dopo, 1778, scoppia una polemica, o meglio scoppia una bomba, sul Repertorium Biblische und Morgenländische Literatur compaiono una serie di articoli su questo manoscritto e da questo momento la scena degli studi sull'Antico Testamento siriaco non è più sulla Peshitta ma sulla siro-esaplare, perché questa versione interessava agli studiosi e agli editori della Settanta, perché avevano tutte le note di Origene. E quindi gli studiosi parlano quasi esclusivamente per molti anni solo di questa versione. Abbiamo anche delle curiosità. Arriva uno studioso che la copia qui alla Biblioteca Ambrosiana, copia la versione, poi va al suo paese, la pubblica e quelli dell'Ambrosiana dicono non aveva il permesso, inizia una polemica e ci saranno appunto varie, anche uno scritto esplicitamente diretto contro quella versione, contro quella edizione pirata, come noi siamo abituati ai pirati informatici, ma già all'epoca c'era una serie di piraterie di manoscritti. Ecco, questa scoperta del manoscritto C313 Siro e Saplare pone un problema. Perché già prima, nel 1649 e nel 1602, Oettinger e Montfaucon
citavano l'esistenza di un manoscritto siriaco antico qui all'Ambrosiana. Non sappiamo però se parlavano di 7 a 1 o di C313. Quindi i manoscritti c'erano già, ma loro, e dicevano già allora, bisogna andare a vederli. Il primo, che esplicitamente cita B21, cioè 7 a 1, quello su cui è fatta l'edizione di Leiden, è Kennicott, che lo descrive nel suo catalogo, ma il primo che lo guarda con attenzione è De Rossi, perché nelle sue varie lectiones sulle varianti dice di avere proprio esaminato per la pescitta B21 e lo descrive anche. Così Bruns, che sarà quello che pubblica a parte le note di Kennicott, anche lui lo va a consultarlo ed è interessante come conclude la sua osservazione. 1783, dopo aver descritto il manoscritto, dice: ma questo basti a stimolare i miei colleghi perché in futuro non trascurino questo codice, ma corrano a Milano per leggerlo e rileggerlo. E sono passati 100 anni prima che questo verrà fatto. Perché, vi dicevo, tutto è concentrato sulla edizione dei 70, e quindi sulla Siro Esaplare. Infatti, concludo questa pagina, l'edizione fotografica, fotolitografica del manoscritto dell'Ambrosiana della Siro Esaplare C313 precede addirittura quello della Peshitta. E quindi in questo arco di tempo il problema della Peshitta non si pone. Le edizioni che abbiamo dopo Walton non saranno che ristampe di Walton. Lì dichiara di avere fatto grandi ricerche su manoscritti, però fa anche lui un'operazione di marketing come aveva fatto Walton, dice: le edizioni vecchie sono brutte, io faccio meglio. Peccato che Roediger, il recensore, le controlla e dice: no, è sempre lo stesso testo. Tutti quelli che hanno analizzato queste versioni successive giungono alla stessa conclusione: si sta ricopiando sempre il testo della edizione di Parigi, con qualche leggero cambiamento. Ecco, il tempo mi impedisce di scendere nei particolari, comunque potete leggere edizioni poi di Urmia e Mossul, se ne parlerà poi nella relazione successiva. L'impressione che si ha e la conclusione che ho da questo tratto, osservando tutti questi testi, è che comunque chi ha studiato poi negli fine 800 i singoli libri, non so, soprattutto cronache, che è lo studio principale di Barnes, tutti ragionano su chi ha studiato i singoli libri arriva a conclusioni leggermente diverse. A volte si dice la versione di Urmia è migliore, a volte lì è migliore, perché si basano su piccole correzioni che avvengono sul testo, ma nessuno ha probabilmente preso in mano dei manoscritti, ma hanno corretto semplicemente sulla base di tradizioni della Vulgata o dei 70. Io faccio un esempio: la traduzione di Mosul nel testo di Esdra e Neemia toglie una parola che c'è in tutti i manoscritti e in tutte le edizioni, ma non c'è nella Vulgata e non c'è nel testo masoretico. Quindi evidentemente gli editori hanno consultato la Vulgata. Infatti per l'edizione di Mosul ci fu una lunga discussione presso la propaganda fide in congregazione se tradurre dei testi che mancavano nella tradizione della Peshitta. E la risposta fu: no, lasciamo la Peshitta nella sua forma dei manoscritti orientali. Peccato che qualche cambiamento sotto banco è entrato lo stesso. Quali sono le finalità del testo siriaco stampato? Possono essere tantissime, abbiamo sentito già parlare di Raimondi, anche un progetto missionario. In pratica tutte queste edizioni che noi abbiamo citato, le 5 edizioni fino all'Ottocento, sono edizioni destinate a una comunità cristiana, quindi non sono edizioni critiche, sono edizioni destinate a un uso di comprensione, di lettura. Sono partito, tutta questa parte, diciamo, potrebbe riassumere un po' la
la conferenza che aveva fatto Ceriani nel 1869, ma Ceriani aveva una domanda, dice, con tutte le sue ricerche non sapeva qual era il manoscritto da cui veniva la Poliglotta di Parigi. La risposta viene proprio in quegli anni dalla pubblicazione del catalogo dei manoscritti della Biblioteca Nazionale, dove Sotenberg dice appunto che 17 a 5, quello che attualmente chiamiamo 17 a 5, che sarebbe il siriaco numero 6 della Nazionale di Parigi, è alla base di questa edizione. Lo troverete anche nell'ultima pagina del handout, la foto. Il manoscritto è recente, è stato molto corretto ed è stato vocalizzato in parte dal sionita, e sappiamo che questo è stato usato in buona parte per la sua edizione, perché ha tutti i segni per la tipografia, quindi indica il cambio di pagina, di carattere, immagine, c'è tutte le indicazioni tipografiche, e il numero delle pagine coincide con l'edizione anche stampata. Ma c'è un problema, parlando del codex, il problema è il seguente, che il manoscritto non è completo, che nel manoscritto ci sono anche dei testi che poi non sono stati pubblicati, eppure c'erano in siriaco. Non tutti i testi sono vocalizzati, e questa è una cosa importante che abbiamo già sentito dal professor Borbone prima. Il manoscritto siriaco 6, che abitualmente si dice è alla base della Poliglotta, il manoscritto siriaco 6 è in realtà una rilegatura di fascicoli diversi. Abbiamo dentro ad esempio il libro di Ruth, che il sionita diceva io non ce l'ho, mandatemelo da Roma, eppure lì c'è. Perché il sionita certamente lavorava su dei quinterni isolati, sui fogli isolati, perché le annotazioni a margine sono state addirittura rilegate nella parte interna, quasi non si riescono più a leggere. Quindi mancano dei fascicoli, e quindi non si può trarre nessuna conclusione sull'uso di questo manoscritto in relazione a tutti i libri della Poliglotta. Sappiamo di un episodio curioso: nel 1640, nel periodo in cui c'erano le questioni tra il sionita e l'editore, Richelieu manda la polizia con un fabbro e dei testimoni a casa del sionita per portargli via tutti i manoscritti, e gli portano via più di 100 manoscritti, e quel che racconta la storia dice, e il cardinale li ha fatti rilegare con le sue insegne per la sua biblioteca, e poi sono scomparsi, non si sa che fine ha fatto. E quindi non sappiamo i manoscritti usati. Arnold Bothe, quello che aveva detto prima scrivendo a Walton, non usate l'edizione di Parigi perché è sbagliata, ma lui stesso aveva visto dei codici del sionita, dicevano che erano molto antichi, quindi il sionita potrebbe aver usato dei codici diversi. Sappiamo che però il manoscritto siriaco 6 ha letture strane, solo sue, rispetto al resto della tradizione dei manoscritti. Quindi a volte può aver corretto il sionita, non si capisce bene leggendo quando è una correzione e quando è un originale. Purtroppo il giudizio su questo manoscritto è stato dato da Barnes nel suo commento al Libro delle Cronache, che dice che è il peggior manoscritto che lui abbia mai visto nella sua opera. Peccato che Barnes, 1897, lo scrive per il Libro delle Cronache. Dice, nel mio Libro delle Cronache, tutti i manoscritti che ho visto, questo è il peggiore. Ma tutti gli studiosi posteriori, a forza di copiare la frase, la più recente è che il manoscritto 17 a 5, o siriaco 6, è il peggior manoscritto della Peshitta. Quindi la storia della trasmissione del testo della Peshitta è anche la trasmissione del testo che scrivono gli autori, gli studiosi, che a loro volta fanno errori di trasmissione. Ecco, quindi conclusione che vorrei trarre da questo codex è che
Non si possono formulare giudizi, come dicevo, delle edizioni a stampa, anche del manoscritto. Di questo manoscritto non si può formulare un giudizio generale, si può formulare solo un giudizio sui singoli libri. Concludo con una curiosità. Ad esempio, l'edizione di Leiden, del Libro dei Re, dice che il manoscritto è incompleto. Perché non hanno mai preso in mano il volume, hanno guardato il microfilm. C'è manca il quinterno, ma le prime righe con cui inizia il Libro delle Cronache sono il colofone del Libro dei Re. E quindi non si sono accorti che questo colofone, guarda caso, ha anche un'indicazione del numero di versetti che è totalmente diversa dal resto della tradizione. Ecco, questo è solo per dire che tante conclusioni noi traiamo un po' troppo in fretta, conviene guardare i manoscritti. Io ho saltato in questa relazione tutto un aspetto che è stato sottolineato ieri dal professor Rofè, cioè del scontro che c'è, tipo essere tra l'uso dei manoscritti, quindi la fiducia nel manoscritto, e la congettura. Richard Simon, quando uscì la Poliglotta di Walton, disse: lavoro inutile, bastava indicare qualche le varianti siriache e arabe, e poi non serve portare così, guardare i manoscritti, perché gli errori si possono facilmente correggere con la congettura. Quindi quella tensione che abbiamo visto ieri tra congettura, quindi emendatio ope ingenii, e congettura tramite uso di un manoscritto, emendatio ope codicum, c'era già all'epoca della poliglotta. Walton ha voluto il codice, ma Sionita ha fatto molte emendazioni ope ingenii. Ecco, per noi oggi potrebbe essere una osservazione interessante anche le correzioni che lui ha fatto, perché a volte correggendo, guarda caso, è arrivato vicino alla attestazione di altri codici più antichi che erano vicini al testo ebraico. Ecco, mi fermo qui. Grazie Claudio per questa indagine, proprio è un giallo a volte cercando di scoprire la differenza da ciò che dicono questi studiosi e ciò che hanno proprio fatto, e quindi solo con un occhio così attento possiamo scoprire il contributo vero del loro lavoro. Ora ascoltiamo il professor Bastiat Romani, professore dell'antica storia dell'Università Free University a Amsterdam. Non potremo avere una mattinata sulla Peshitta senza avere Bas con noi, e il direttore dell'Istituto della Peshitta a Amsterdam, a cui tutti noi facciamo sempre dobbiamo rivolgerci per sì, dobbiamo accendere il proiettore. Dobbiamo sempre rivolgerci per avere contatto con i manoscritti, bibliografie, articoli, tutti, quindi siamo molto contenti. Eppure anche appena pubblicato il volume della Peshitta di Ezra Nehemia, e Bas è l'editore generale per questo volume, quindi proprio l'esperto che deve essere in mezzo a noi. In più ha rinunciato un incontro al Palazzo Reale con il re per il pomeriggio per essere in mezzo a noi questa mattina, quindi vediamo quanto noi siamo importanti e quindi siamo molto grati della sua presenza stamattina per la sua conferenza. Bas, grazie. Well, thank you very much, and I would like to thank also the Academy for the very kind invitation to speak here and to say a few things about the editing of the Peshitta over the course of the last century. Well, first, one might wonder why would one need to study the Peshitta, and perhaps it's a bit silly to really go back to this question at the beginning, but last week I was at a conference in Madrid, an excellent conference on the occasion of the fifth
centenary of the Complutensian polyglot, and one of the speakers said, well, actually, we do not have evidence for the Hebrew text, let's say, between the years 200 and 800. But actually, we do have evidence, and one of the main sources is indeed the Peshitta. The Peshitta, through, of course, the glasses, through the eyes of the translator, shows us the Hebrew text, or a Hebrew text, as it was in the second or third century. And the interesting thing is that it not only shows us that the text that was used by the Peshitta translators was very close to the consonants of the later Masoretic text, but also that in very many cases the interpretation, so the vocalization of the text, must have been the same. So the Peshitta, in a way, is a testimony to the reliability of the Jewish tradition, at least from the 3rd century up to the era of the Masoretes. Of course, the Peshitta is also important for linguistic studies. It's important for Syriac literature. It gave us all sorts of terminology that was used in commentaries, but also in other texts, in poetry, in prayers, in the liturgy. And as such, of course, the Peshitta is still important for the Syriac churches up to this day. So there is certainly reason to spend the whole morning this day on the Peshitta, I think. But about the development of the text, I think most Peshitta researchers now agree that there is a kind of a three-stage model of development. The first stage, which basically goes from the 2nd to the 5th century, shows still limited fluidity of the text. We find different forms of the text, and witnesses that have been mentioned are 5b1, one of the oldest Peshitta manuscripts, but also a later manuscript like 9a1, which was of course the subject of the lecture by Pier Giorgio Barbone earlier today. The Florentine manuscript is actually a witness, although it's a 9th century manuscript, to this first stage. And we have a number of fathers, Ephrem, Aphrahat, and Eusebius of Emesa, that attest to the text of this period. And then in the 6th to the 9th century, we see some sort of convergence of the text. And it's not clear whether there was actually a movement towards standardization, or that it's just a kind of an optical effect caused by the limited number of actual testimonies that we have for this period. It's in the 9th century that we actually know that there was a conscious movement towards standardization of the text. And that movement started basically in Baghdad, in the and some scholars hypothesize that it should be connected to Timothy the First, Catholicos Patriarch of the Church of the East, who was indeed very busy with the biblical text and how it looked like, simply because he had to defend the biblical text in his discussions with the Caliph, who told him, you Christians, you have been tampering with the biblical text because there are all sorts of versions around, and if your text had been reliable, there would have been references to Muhammad. There are no references to Muhammad, so you have been tampering with the text. So it was very important for Timothy the First to show that there was actually a good and uniform tradition of the biblical text. We know that Timothy the First was the first to introduce the Syrohexapla into the Church of the East. It was he who basically ordered the manuscript from West Syrians, from the Syrian Orthodox, and had it copied. And it's quite possible that the movement towards standardization in the 9th century should also be connected to him.
That it was really a conscious movement towards standardization is shown by marginal notations and corrections in a manuscript like 8A1, which was really corrected towards one certain text form in order to serve as what the Germans call a Musterkodex, a standard codex that had to serve as a standard of the text. Just a few more details about these three stages, and especially the first stage. It's important, first of all, to state that there are no indications of more than one translation effort. So there is not, there were not several translations which in the end converged to one version. No, there is one point from which the tradition comes, and it basically different versions, different text forms come into existence during the first stage, and then later on there is convergence. But there's no multiplicity of translations. There's one translation, and there are also no indications actually for a revision on the basis of the Hebrew text. That's a point that will return further on in my paper. There was actually, in this first stage, a development away from the Hebrew by simple things like making explicit what is implicit in the text. For example, when the text said, God said to him, if the context made it clear that him was Abraham, then there were some scribes that felt the need actually to make this explicit. So they wrote, God said to Abraham, instead of God said to him. We find quite a few harmonizations and adaptations. And just to give one example of this, in Genesis 19, verse 16, when the text speak about Lot, who was lingering, then 7a1 and all other manuscripts say, the angels seized his hand. 5b1, on the other hand, and Ephraim say, the man seized his hand. Is it the angels or the man? That's the question. I think angels is really secondary here. It's an adaptation to Genesis 19, verse 1, where it's clear that angels are being spoken of. But the Masoretic text, the Hebrew text, has men here at this instance, 19, verse 16. And I think that 5b1 and Ephraim follow that text and actually give the original reading in this case. Other signs of development away from the Hebrew are an update of the language, which is very limited. I mean, there are a number of issues in the orthography and also in semantics. We will come back to that. Other improvements to readability. Here and there the language is a bit difficult or terse, and then a scribe could have felt the need to make the text a little bit more readable. Also headings were added, and corruptions, of course, also came into the text. What's important to state, I think, because in some descriptions of the three-stage model, it's suggested more or less that 5b1 represents stage one, and then there is a kind of linear development away from the Hebrew text in stage two and stage three. I have a slightly different view. I think that most of the plurality of the text actually came into existence in and during the first stage. So the textual plurality, basically, that is the characteristic of stage one, not the fact that all witnesses are closer to the Hebrew. Because actually, we do find, and the text of Afrahat, for example, is a very clear witness, we do find forms that are very close to 7a1 already in the 4th century. So,
It's important indeed to state that there is no linear development from a manuscript like 5B1 or 9A1 to stage 2 manuscripts like 7A1. 5B1 itself and also 9A1, they also contain, let's say, the newer readings that are either corruptions or adaptations moving away from the Hebrew. Only they have these readings usually at other instances than 7A1. So one should actually speak of a kind of a fork in the tradition. And this fact in itself, the fact that 5B1 itself is also moving away from the Hebrew, although in a more limited extent, that in itself is already a proof that that 5B1 is not the result of a revision towards the Hebrew, as some people had assumed. Here's just a picture of how the text of 5B1 looks, and it's really amazing the clarity of the script, and it's really a pleasure to read this manuscript in the British Library if ever you're around there and have time to look at it. So as I said, stage 2, there we see that I think one text form from stage 1 basically becomes the most widespread text, and that is a text closer to the quotations of Afrahat. But as I said, we cannot be actually sure that there was a real standardization movement. It may be just an optical issue here. It's in stage 3 that we see conscious standardization starting in the Church of the East. And then the big question is, of course, how come that also Western manuscripts are influenced by this standard text or Textus Receptus that spread from the Church of the East in the 9th century? Several theories have been brought forward. One of the more adventurous theories is that because all old manuscripts were basically bought up by the monastery of the Syrians in Egypt, there were no old texts anymore in the Middle East. And I think that argument really doesn't work. I think it might be more likely that the status of the Church of the East under the Abbasids played a role, and the fact that this uniformity of the tradition among the East Syrians was a kind of proof to West Syrians, that to the Syrian Orthodox, that their text might be quite a good one. But it's important to note that at least in the 9th century still there is quite some regional variation. So Syrian Orthodox fathers and a manuscript like 9A1 still in the 9th century could reflect the text of the first stage. So the first stages are not to be seen as strictly chronological. Now, when it comes to editions, this part basically I could skip because Claudio Balzeretti has given us a very clear talk about the various editions. It starts actually in 1610 with the first edition of the Psalter in Lebanon, and then in 1645 there is this Paris polyglot based on a manuscript that was later considered as the worst possible choice because of its many errors, the 17A5. And in one way or another, all the following editions, including and up to the Antioch Bible of George Kiraz, are dependent on the Paris polyglot. But as Claudio has showed very clearly, book by book, we have to study this issue because, Walton probably did not use additional manuscripts, but Lee and Perkins, they did use additional material, and it differs from book to book to what extent they went back to the earlier version. A real different text only became available to scholars with the facsimile edition of 7A1 of the Milan manuscript by Siriani, and that was really a great moment in the study of the Peshitta,
And it immediately posed the question, if we compare the edition of Lee or other other polyglots to 7A1, then we see that 7A1 in many instances is closer to the Hebrew text. Is 7A1 a revision to the Hebrew, or is actually the later text of the polyglots developing away from the Hebrew? Two attempts towards a critical edition we find in 1904, an edition of the Psalter by Barnes, based on 7A1 with a number of other manuscripts, and then in 1914, an edition of the Pentateuch, which is based on Lee with a number of corrections. But it had to wait a few more years until a new edition was made, which differs from the earlier editions in one main point, that is that it's based on all the available material. The Peshitta project started already in 1959, but the first volume actually appeared only in 1972. So what happened in between? Were they just drinking coffee in Leiden? No, they went actually to the Middle East to collect manuscripts. And so people like Wim Baars went to collect manuscripts. And well, very recently, the Peshitta Institute had to move to Amsterdam. And the picture that you see here is still the room that we had in Leiden, but all the books have already been packed. But what is really important is actually this black cupboard, because that's the cupboard with all the microfilms of the manuscripts. And that's the heart of the Peshitta Institute. And well, the latest volume in the series appeared last year, Ezra, Nehemiah, and 1 and 2 Maccabees, and there are four more volumes to appear. And whether we should call it the Amsterdam edition now or the Leiden Amsterdam edition, we haven't really figured that out. But what kind of an edition is it? That's the main question now. It is an edition that gives in the apparatus all the material of the, at least of the manuscripts up to the 13th century. But the main text is not a critical text, it's a diplomatic edition with corrections. And that's very strange in a way. The editors explain that they are correcting obvious errors and also a number of variants without support from other old manuscripts have been corrected. So where 7A1 is the only manuscript to give a certain reading and is not supported by other ancient witnesses, the text has been changed. Well, and you could actually wonder whether this was a wise decision, because what are obvious errors? It's a very uncertain category, I think. And with the idea that variants without support within 7A1 would not be allowed into the main text, a kind of majority principle has been entered into the edition, which is, I think, very strange. And I dare saying all these things because the one who envisaged the edition and really started the Peshitta project, Piet de Boer himself, was also not very happy with this approach. He said in an article, it is difficult to approve of the introduction of emendations in the basic text. And it's only possible to understand why they chose this strange hybrid method of editing the text if you understand the aims of the edition, and also if you understand in what time it came into existence. Well, first of all, there was at that moment still a lot of uncertainty about the text history, so there were very strong voices.